Carissimi colleghi, ultimo giorno di esercitazione per l'avanzamento di grado. Siamo qui per un test. Un test? A sì. Quest'ora? Dai, come andava? Un piccolo test. Un testicolo, diciamo. Appuntato, un piccolo test. Boom. Si dice di... Così si dice. Allora, Fusco. Comandi. Hai fatto l'esame psicoattitudinale? No, comandante. Non l'hai fatto? Niente. Allora, urge. Il test psicoattitudinale serve per valutare la tua prontezza di riflessi, per vedere se sei pronto, veloce, scattante, sveglio. È chiaro? Sì. Allora, io dirò delle parole. Tu devi dire il contrario di queste parole in velocità. È chiaro? Sì, sì. Se per esempio io dico alto... Basso. Sei pronto? Sì. Corto. Lungo. Piccolo. Grande. Grasso. Magro. Freddo. Caldo. Bianco. Nero. Uomo. Donna. Astuto. Eh? Astuto. A piccio. Astuto! Il contrario, astuto la luce, a piccio la luce. Che dire? Si è risposto bene. Grazie, gentilissimo. La grande. Adesso. Andiamo avanti. De Santis? Comandi. So che tu hai diversi talenti. Sì, mi hanno riconosciuto, diciamo, questa abilità di avere questi talenti. Qual è il talento che ti riconosci di più? Ecco, sentiamo. Talento che riesco a rispondere velocemente alle domande. Ad avei? Sì. Velocemente? Rispondi? È vero? Talento, quelle. De Santis, quanto fa 25 per 37? 821. Ma hai sbagliato! Però ho risposto veloce, scusa. Quello è il talento. Questa tocchiata. Andiamo avanti. Rossi? Comandi. Qual è invece il talento che tu ti riconosci di più? Io che talento? Io conosco tutte le lingue. Tutte. Inglese, tutte. Francese, giapponese, tedesco, coreano, georgiano. Tutte. Ho tutto o niente. Cioè, non è che possiamo fare così. Ognuno. Inglese. Inglese. Come si dice in inglese? Compro un gatto? Compro un gatto. Sì. Cat. A cat. Che niente. A gatto. Vai a comprare il gatto. A cat. Vabbè. Portoghese? Portoghese. Lisa è bella. Traduci? Lisa è bella. Lisbona. Lisbona. Che buon. Oh, sì, l'avevo detto. Un tele. Porto da buon. Mi è piaciuto. Comandante, sta arrivando il collega. Come sta messo lei con le lingue? Le conosco tu. Tutte? Allora, come si dice in inglese sporco? Dirti. Bravo. È giusto. E inserisci questa parola in una frase. Devo dirti una cosa. Non mi ha risposto bene. C'è dito, ma c'è dito. E la risposta? La cultura. No. Vabbè, non divaghiamo, appuntate. Sardella, come stai messo con la matematica? Ah, grande, mastico. Mastichi la matematica? Allora facciamo una domanda semplice, facile, andiamo proprio elementare, va bene? Tabellina del 2. Essendo del 2, sì. Diventa, con precisione, 2 sì. Per 1, 2... 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, 2 per 4, 8, 2 per 5, 10. Sardella! È come con la musica! Comandante, con la musichetta memorizzo meglio, ognuno ha il proprio metodo di studio, insomma. Tabelline del 3, sentiamo. Del 3? Sì. Vabbè, del 3 già è di più. Sì. Quindi, essendo del 3 diventa in automatico 3 per 1 3, 3 per 2 6, 3 per 3 9, 3 per 4 12, 3 per 5 15, 3 per 6 18, 3 per 7 21. Sardello! E che cosa stai a fare? Ciao!
No, è un ballo di gruppo. Basta, lasciamo stare. De Santis? Comandi. Tabellina del 4. Ehi. 4? Del 4. Vabbè, del 4 diciamo... Ma che facile, beh. Più o meno... Con più o meno. Tabellina del 4, quella è. Allora, tabellina del 4. La tabellina del 4 potrebbe, diciamo, intendersi... Beh, De Santis, ma che facile, forza, dai. Del 4 e a tabellina del 4 allora, beh. Fa così sto dicendo tabellina del 4 forza che è facile più veloce. Comandante, la musica me la ricordo, le parole non tanto. Non... Mi piace, andate, altro che avanzamento di grado. Tutti fo, tutta punta. Non è il